Lettori del Messaggero Veneto, rieccoci qua per scoprire un po' di retroscena sull'Udinese Calcio. Io ascolto, sì, ascolto. Ascolti? Adesso ti racconto allora un argomento abbastanza così comune nelle chiacchiere da bar, cioè la famosa formula Mandragora. Cioè, la formula Mandragora, come è arrivato Mandragora all'Udinese? Lo chiamano Mister 20 Lo milioni so, perché. Vieni Un giro, insomma, un io. giro comandato per il fair play finanziario. Appunto. Quindi praticamente l'Udinese per averlo ha dovuto sborsare questi 20 milioni come in quattro tranche, quattro esercizi, 20 milioni, quindi circa 5 milioni esercizio ogni 6 mesi. Per che motivo? Perché la Juventus doveva far figurare a bilancio, sì, che il fair play Abbatte via. finanziario quadrava. Come sono sviluppati questi termini anche? Cioè praticamente l'Udinese nel rivenderlo fra 2 anni potrà riacquistare 26 milioni da 20 a 26, quindi E ti pagano un prestito di un 3 premio milioni l'anno, produzione diciamo. di 6 milioni, ecco. Oltre a questo potrà anche venderlo a una società terza. Però dovrà dividere a metà il 50% dell'eventuale guadagno oltre i 20 milioni. Tutta una formula Secondo zigobrata. te è possibile che qualcuno spenda veramente 20 milioni oggi per E Mandragora? io infatti volevo farti questa domanda. Finora chi ha fatto l'affare? Beh, direi che tendenzialmente andiamo dalle parti della vecchia signora. Beh, dite voi, magari ci scrivete. Fate voi.